arrivato il momento del sondazzo. Sì, proprio lui. Sì, l'è vero, possiamo andare. Andiamo. In questo giorno, che è poi in fondo il giorno del G, il giorno di San Giovanni, un giorno in cui io vi battezzo, San Giovanni Battista battezzo tutti gli amici che ascoltano il sondazzo. Con che cosa vi battezzo? Ma naturalmente con un sondazzo. Non mi hai detto sondazzo? Il sondazzo. Sì, ma forte come un razzo. Sì. A me frega un gazzo. No, dai, andiamo. Parliamo invece del sondazzo di questa settimana, che si basa essenzialmente sui traslochi. Esattamente, sui traslochi, perché non si può traslocare? Via. Uno piglia e va. Sì. In che modo? No, niente, dice, guardi, abbia pazienza, c'è. Si arriva. Sì, sono Vandalo Unni dei traslochi Attila. Si arriva e si vede un attimo e si avvia. Ma come? Non è vero nulla? Non ho mai chiesto di traslocare, mai ordinato un trasloco. Ah no, la faccio parlare con Guglielmo Passeri. Guglielmo Passeri, che ha già caricato, anzi non ha caricato nulla, ha preparato per caricare l'ape, Ducami e Dufurmi. Ora c'è anche Dufurmi, capito? I furmi. Ecco che facciamo un certo numero, con questo numero iniziamo il sondazzo di oggi. Vediamo se qualcuno si incazza, se qualcuno invece accetta, magari qualcuno sta veramente per traslocare, ma chi lo sa? Non sappiamo mai quello che c'è dietro a ognuno di questi numeri che io faccio completamente al buio, a caso, senza sapere nulla della persona, se non forse il nome, a volte non corrisponde nemmeno quello. So sicuramente il luogo, è quello, sì, la città, la cittadina, il paese, il paesello. Pronto? Sì? Torna al tuo paesello, che è tanto bello. Povero imbecille. Ma come ti permetti di offendere? No, e allora come è cotesto discorso, torna al tuo paesello? Cotesto discorso è questo, torna al tuo paesello che è tanto bello, torna al tuo casolare e torna a cantare, capito? Non so se ci siamo spiegati bene. Pronto? È l'uomo di famiglia adesso? Pronto? Lo sapevo, anche senza parlare riconosco gli uomini, hai puzzo, ma sarò ganzo. Lo sai che sei? Lo sai che sei? Chi? Te lo dico che sei. Dimmelo. Non ce la fa una sega. Ma scusa, chi sono? Ho capito, e allora che vuoi? Dimmelo te, torna al tuo paesello che è tanto bello. Non mi è presa così per iniziare. No, mi piacerebbe. Ma non so se avete notato la mia finezza nel. No, nemmeno. La mia. Ora non mi viene la parola. Insomma, io ho riconosciuto un uomo prima ancora che parlasse. Vi rendete conto? Siamo arrivati dopo 15 anni di sondaggio, io sono arrivato a vedere quasi le persone di là. Ma è incredibile, Sono stato molto acuto, ora ho richiamato. Pronto? Torna al tuo paesello. Ora mi ha rotto coglioni. Torna al tuo paesello che è tanto bello. Torna al tuo paesello che è tanto bello, una vecchissima canzone, no? Sì, non è mica un'offesa. Torna al tuo paesello. No, mi ricordo, il motivo non so cosa. Che è tanto bello, torna al tuo casolare, torna a cantare. Era roba degli anni 30, non so. Quando io ero già vecchio, sì, ma che cazzo di. L'ho richiamato perché io non gli dico niente di strano, ma questi si incazzano per niente. Non ci vogliono tornare al paese. Oddio, ma che mi ha preso? Mi ha preso i bischero. Ora non rispondo. Guarda, ho chiamato la polizia. Hai chiamato la polizia? Sì. E con cosa l'hai chiamata? Con la scopa? Con loco. Perché? Con loco? Che ha detto? Ha chiamato la polizia. Oh, sudicioni! Non ho capito in che l'ha chiamato. Vabbè, ma io l'ho richiamato. Sì. Era incredibile. Thank you.
certe iniziative, rispondo così anche se io non dico nulla, cioè, e si fa a capirsi, no? Io intuisco che dall'altra parte c'è un uomo senza sentire la sua voce, intuisco, lei intuisce che sono sempre io, mi ci ho chiamato la pulizia, e siamo veramente molto acuti. Sì. Io, ma non ti costa niente il telefono? Pronto, pronto, qui la pulizia, pronto, pronto, quando possiamo intervenire, ah? Pronto, ma qui c'è qualcuno che disturba. Pronto, pronto, qui la pulizia. Sì? Appunto, sì? Guardi, ma qui c'è qualcuno che l'ha fatto qualche telefonata? Sì, sì. Ah, ecco. Com'è questa? Cosa le è stato detto? Perché noi abbiamo intercettato la telefonata, ma solo in parte. Aspetta, io non mi era mai successo, è da stamattina che mi stanno rompendo. Da stamattina a che ora, sì, scusi? Era 10 minuti fa. Ah, 10 minuti fa, eh? Pronto, pronto, qui è la pulizia. Abbiamo intercettato una mezza telefonata di, non so, di disturbo, eh? Che cosa le è stato detto, per favore, può dire? Ho capito che mi è stato detto. Eh? Ho capito. Non ha capito? No, niente. Ah, ho capito, ma io non ho capito perché ho sentito solamente l'ultima parte. Ma di che? Di questa telefonata. Noi... Chi l'ha fatta con questa telefonata? Come si permette di avere questo tono con me, eh? Sì, sì. Non si, questa è la pulizia, eh? Ascolti. Non si permetta mai, noi veniamo lì e facciamo la pulizia, eh? Ha capito? Noi facciamo pulizia. La pulizia viene qui da me. Eh? Viene qui, a far sopralluogo. Ah, se no, veniamo a fare sopralluogo e togliamo tutto il sudiciume che c'è, va bene? Ecco, con questo modo, sì. Ha capito, perché portiamo, sì, tutto e scopriamo tutto, va bene? Ecco, la pulizia. La cosa carina è che la signora ha abboccato. Io veramente non pensavo nemmeno che potesse crederci. Sì, sì, è da stamattina il telefono, tutta la mattina, 10 minuti fa, che poi saranno 3 minuti. No, roba da pazzi. Le persone, io ho notato molto spesso nel sondazzo e quindi anche nella vita, perché il sondazzo è lo specchio della vita, ma non è uno specchio deformante. Io sono deformato, io nella mia situazione che presento, loro sono veri. Vedete come a volte le testimonianze ti manderebbero in galera gli innocenti. Io l'ho dato moltissime volte nel corso di tutti questi anni di sondazzo. La gente cambia la realtà, cambia la verità, ti dice cose che non sono vere, tutta la mattina, è da stamattina che, e poi 10 minuti fa, ma non sono nemmeno 10 minuti, saranno appunto 3-4 minuti, per dire, veramente si può veramente mandare in galera uno. Cioè, l'ho visto che sparava, l'ho visto, cioè, no, capito, non si sa cosa dice la gente. Quello che dice la gente è veramente impreciso al 100%. Sì, io vorrei richiamarli, però sì. vabbè, dopo si fa anche traslochiatela, dai. No, veramente, cioè, c'è da aver paura, quando hai uno che testimonia contro di te, non so in che caso, può essere qualche pentito, per esempio, no? Per dire così, a livello, no, non mio né tuo che mi ascolti, ma a livello così in generale. Beh, effettivamente io non darei tutta quella fiducia a chi dice, a chi fa una testimonianza, perché la gente è imprecisa, assolutamente, poi sciatta e non dice mai la verità. La gente non dice mai la verità, è vero, mai. Bugiardi. Ecco. E bugiardi. Rispondete, se no vi dico ancora bugiardi. Basta. Non parlo più. Bugiardi e basta. Ricordatevi, siete bugiardi. Bugiardi. A questo punto gliel'ho cantate. E io faccio un altro numero. Sì, la pulizia. La pulizia è una cosa che è completamente diversa dalla polizia, credo, no? Anche se la polizia fa pulizia in certo senso, ma non certo si chiama pulizia. È vero? No, sono due cose, si intendono due cose diverse. E allora ho fatto un'altra telefonata, vediamo se si riesce a farlo questo. Pronto? Pronto?
Chi parla? Sono... sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Vandalo Unni dei Traslochi Attila. Veniamo oggi per il trasloco, va bene? Nel primo pomeriggio o più tardi? A che ora? Ha sbagliato, guardi. No, non dica così perché noi abbiamo fatto il numero giusto, eh? No. Voi dovete traslocare, sa? Non credo. No, credo benissimo, c'è stato ordinato dal signor Elio. Non credo io. Il signor Elio abita lì? Sì. Ecco, vedi, ha chiamato e... Va bene. Eh? Sì, va bene. Me lo può passare? Non c'è. Ah, non c'è? No. Noi veniamo oggi alle 2:30, alle 3. Guardi che qui il trasloco non si fa. Ma come si fa, signora? No. Signora, si fa. Non credo. Sono già pronti tutti i cami. Se sono pronti i cami li manderà da un'altra parte. E i purmi. Anche i purmi. Sì. Ma che ride, signora? Guardi che noi veniamo e portiamo via tutto, Infatti, venga. Ma lei ci dirà dove si deve portare la roba? Io non credo. Non crede? No. Io sì. Io no. Io sì. Va bene, arrivederci. No, ci vediamo alle 2:30, sì. Oh, guardi, c'apre la porta. Questo non mi ha preso, ma non mi ha cagato proprio, non mi ha preso manco per niente sul serio. Ha fatto molto bene, per cui io vado oltre, per carità di Dio, i furmi. Non mi ha preso sui serio. Ecco, in effetti poi, bene o male, anche questo è uno dei modi migliori per affrontare una situazione in modo tranquillo, calmo, sereno, come questa donna, che... Non avendo avuto reazioni strane o particolari, noi lasciamo stare, per cui andando a fare un'altra telefonata. Sì, ma perché devo telefonare? Perché mi va di dire telefonare? Allora, guarda poi. Pronto? 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 Dimmi. Dimmi te. Che ti devo dire? Mi devi dire quello che vuoi. Dimmi. Ma mi ha riconosciuto? No, in verità pensavo fosse Marco, no. Sono amico di Marco. Pronto? Pronto. Appunto. Non ti ho riconosciuto. Non mi ha riconosciuto. Quell'amico di Marco, c'hai presente? Quello biondo? Biondo? È biondo, abbastanza alto, biondo ossigenato, con i capelli ossigenati, un po' nuvo curillo ossigenato, l'amico di Marco, amico intimo, intimo di Marco. E allora non ti ricordi di me? No, non riesco a inquadrare. Non ti ricordi di me? E Marco ti ricordi? Come no? Ti ricordi? Io sono l'amico intimo, insomma... Vabbè, ma comunque in tutti i casi, in che cosa posso esserti utile? Io volevo sapere, ma Marco, che siccome sono 2 giorni che non lo vedo... Allora è una telefonata di merda questa che stai facendo. Perché? Ma è di merda, ma che c'entra? Ma che c'entra merda? Che strunzo. Ma io sarei strunzo. No, io. Ah, tu pensi che io sia? No, tu non sei strunzo. Allora? Io non t'ho detto che tu sei strunzo, Okay. Tu sai qualcosa di Marco? Sono 2 giorni. Sì, sta bene, non c'è male. Sta bene? Sì, sta bene. Sta bene. Ma io oggi ho bisogno di parlarci. E non so dove rintracciarlo. Non sai proprio come fare. Si è nascosto. Mettimi inserzione sul giornale. Ah, ma che inserzione sul giornale? Non mi piace per mettere in piazza. È così bello. I fatti miei. È bello. Io e Marco, io e Marco, noi ci volimmo bene. Ho capito. Sì, canto sempre la canzone "Io te voglio tanto bene e tu non pensa".
Che bella questa canzone, è bellissima, è un pucurillo triste. Napoli, tu conosci le canzone Napoli, che belle, belle, torna sul riente. Troppo bello, torna sul riente, ancora più bello. Vido mare quanto è bello. Vido mare quanto è bello. Vido mare. Ricordi? Atto no. Spira tanto, senti piano. Bellissimo. Che l'ha cantata pure Elvis Presley. Eddie Presley, bravo, Presley, e ho solo mie. Ah, io sono mie, è un monumento, eh? È troppo bella. È troppo bella. Ma qual è la canzone napoletana che ti piace più? Ah, a me mi piace tutto quanto. Ah, ti piace tutto quanto. Anche Nino D'Angelo. E la Madonna. No, in che senso la Madonna? Nel senso la Madonna anche mi piace quando è giovane, quando è vecchio no. Ah, che mo è vecchio. Penso proprio che sia tutto marrone, troppo tanto. Tutte piene rughe, mamma mia. Non tiene più o caschetto biondo. Quella sì, quella mi piace. Sì. Anche a me mi piace. Io infatti io ho il caschetto ancora i capelli biondi, ti ho detto, no? Uguale a Nino D'Angelo, quando ce l'aveva bionde, eh? Ho capito. E a volte canta le canzoni. Casco d'oro, no? Non è casco d'oro. Casco d'oro, Caterina Caselli. Quello era casco d'oro. 1966. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità ti fa male, lo so. Io sono che Napoli, ma sono che trapiantato. Ho perso un po' i contatti. Però con Marco ci vuoi andare con Marco, metti in inserzione, va, no, io con Marco, un appuntamento e te lo porto a Napoli, io va. Con Marco ci sono già andato ora mi sfugge già sei andato a Napoli con Marco? No, sono andato a letto con Marco, capisci? E dove si trova letto si trova in località Camera. Dove? Nel Camerun? Camera. Ah, Camerun. Camerun. Camera da letto. Ho capito che tu sei andato nel Camerun. Ci siamo rinculati in Torietto. Sotto Panzano. Come? Ho capito. Come dice? Sei andato sotto Panzano. Sotto Panzano. Ho capito. Io sono andato nel culo. Mi hai tirato una boccata d'aria. Ma io non vado a boccate cazzo. È stata una cosa stupenda. E muovo io cerco perché. Ma trovalo su. Ma tu fammi sapere cosa. Te mi puoi sapere dire dove si trova. E dopo mi fai sapere qualcosa, no? Forse tu mi dicesti sì, ma fai rimanere proprio, capito? Mi fai rimanere male. Una serre maggia e mo tieno coraggio e me la sa. Io non sono bravo a cantare, però mi piacciono le canzoni napoletane, non so bene. Ti riempiono la bocca. Ma io per canzone napoletana ti metto con culo all'aria per poterle cantare bene. Oh, culo all'aria io tengo sempre culo all'aria, spero sempre che passi qualche uccello, l'uccello del cielo. E io vedi se a volte passa, a volte non passa. Pazienza. Te stanno a chiamare, forse è Marco. Dirlo poco. Aspetto in linea, rispondi. No, non ti preoccupare, fatti un po' che cazzo tu. Cazzo tu. Ehi, sto con cura all'aria, ehi. Te lascia così. Vieni venendo, spingole francese. Ehi, la canzone. Allora vai. Ehi, se ne chiudo. Certe volte trovo dei napoletani così simpatici, così bravi, uomini o donne, no? Che si imbastiscono con loro delle telefonate, guarda, stupende. Che facciamo? No, non richiamiamo, lo lasciamo al suo destino a Napoli. Mi diverte parlare poi napoletano in modo così assurdo perché io non lo so parlare. E chiaramente i veri napoletani che mi ascoltano si faranno delle risate grasse, ma bene, così almeno ridono, no, nel senso che è vero, meglio ridere e piangere. E quindi ho fatto un altro numero.
Ehi. Oh. Ehi. Oh, che poi quando sento un'inflessione appena un po', una qualità, io non posso fare a meno di cercare di rifarla. Pronto? 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 Vabbè, come stai? Pronto? Ma con chi parla? Chi ha già telefonato? Io sto telefonando da Napoli, io sto telefonando in Toscana. Pronto? Ah, sono anch'io. Ma io non so anch'io. Tu non sei tu. Ha sbagliato il numero. È come la canzone Peppino e Capri, non son io. E tu lo conosci Peppino e Capri? Conosco, sì. Bravo, ehi, ti piace? No. Perché? Perché non ti piace? Perché no, ma mi scusi, ma per chi cerca lei? Io cercavo Peppino e Capri. No. Hai sbagliato il numero. Non è Peppino e Capperi. No. Acciughe. Salate. Facciamo una bella Napoli. E buonanotte. E buonanotte al secchio. Ma che un altro la puoi fare? Ma io sto telefonando in Toscana. Oh mio Dio. Ma che sto facendo? Eppure sto guardando se per caso sto facendo dei numeri a un cognome, magari sono cognomi, no? Particolarmente del sud napoletano. No, tipo Quagliarulo, non so. Cacace. No, invece no, questo è proprio un cognome, mi sembra toscanissimo. Toscanissimo. Eppure in due telefonate consecutive. Telecom Italia. Ecco, ci mancavi che te! Non ci mancavi che te! Voglio i napoletani, voglio, ma è molto meglio, ma che scherziamo a fare? Vabbè, che sono fortissimi. Ma guarda te, facciamo un altro numero su. Si sono dei personaggi veramente stupendi. Ho fatto questo. Ora facciamo Vandaloni, Pronto? Pronto, buongiorno. Qui Vandaloni di Traslochi Attila. Possiamo venire oggi nel pomeriggio verso le 2:30, le 3? Per chi c'è da scaricare? No, da caricare. Alla slot machine? Sì. Sì. Alle 4 io apro. Alle 4? Sì. Ah, non prima, No. Quante ce sono? Io ce n'ho una. Una? Sì. Dove va portata? Non lo so io, ma è la slot machine? Sì, la slot machine, io la prendo a lei e la porto. Non lo so dove va portata, a me è venuta la ragazza, ha detto domani o domani l'altro vengono a prenderla. Sì, ma al posto della slot machine dove dobbiamo portare la cosa? Perché qui non è tanto chiaro, questa ragazza ha lasciato un biglietto un pochino pasticciato. Io non lo so. Cioè, noi dobbiamo prendere la slot machine e portare qualcosa oppure portare via solo... Niente, deve portare via solo quella. Solo quella e non portarci niente. No. Ho capito. Di che tipo è la slot? Guardi, io non la conosco perché non l'ho mai usata. Ma c'è, non ce l'ha lì? Qui, io il permesso non l'ho avuto, perciò non l'ho mai usata. Ce l'ha lì in questo momento? Può dirmi la marca? Ma ce l'ho di là. Può andare un attimo a vedere? Sì, vado a vedere. Grazie, molto gentile. E si fa fare un po' di moto, magari ce n'ha bisogno. Cioè, ora sono fuori la slot machine, ma abbia pazienza. E che gli invento io la slot machine? Ma ora sentiamo che mi dice. Non gli ha dato il permesso, e che siamo a Las Vegas, scusa, hai permesso la slot machine a te, ma non c'è permesso, ma non c'è permesso. E allora si ritira, la si porta via, sì, ma lui l'ha presa così, e io non posso altro che fare altro che adeguarmi. Pronto? Pronto? Qui c'è scritto Tropical. Tropica? Sì. No, guardi, non torna, perché io, non è la marca che mi hanno detto a me, cioè praticamente lì lei non scritto, dovrebbe avere una Tropical. Lì c'è scritto fabbrica IAMAC. Sì, no, ma non è il Tropical quello che devo prendere io, dice, Ma lì... scusi, non è stato portato un Tropical. Ma è vero che se quello che è stato portato è lì? No, è stato portato un Orion. Era un Orion, il modello era Orion, non Tropical. Io lì ci ho letto dove c'è le vincite. Sì, no, ho capito che è Tropical, è un modello. Sì, ma non è quello. Cioè, praticamente noi ne abbiamo portato un Orion, che è un modello molto più importante, più caro, cioè, di quelli più belli. Allora l'ho cambiato io? Cioè, no, è stato cambiato? Meglio, ma non è mai stato usato. No, qui c'è qualcosa che non va. Io il Tropical non lo prendo. No, io voglio l'Orion. L'Orion che è stato dato. C'è una differenza di 2 milioni,
scusi, di valore di questo oggetto, abbia pazienza, me li dà lei 2 milioni di differenza? Io. Me li dà lei, scusi, io. Me li dà lei 2 milioni di differenza. Questa, il modello Orion ha un valore di 2 milioni superiore a quello Tropical. Io sono Wanda Lunni, traslochiate, devo fare questa cosa qua. Allora mandi quel signore che me l'ha portata. Ma quel signore mi ha detto lui, quei ragazzi che l'hanno portata. Appunto, mi è stato detto di ritirare un Orion. Ora, se lei mi dà una Tropical, io non la prendo. Prima cosa, non la prendo. Seconda, io voglio sapere la differenza qui, cioè chi me la ridà. Cioè, lì lei ha avuto, cioè l'ha cambiata. No, io non lei ha cambiato niente. La slot machine, non faccia tanto il furbo. Cioè, magari, signore. Lei se l'è venduta e si è guadagnato la differenza. Ma... No, vabbè, tanto li conosco, sai, tipi come lei. Li conosco. Pronto? Questo va richiamato. Ma era un Orion, dite, non era una Tropical, era un Orion. Era un Orion. Non so la sega che lei. Beh, però è bellino Orion, no? Orion Tropical. Insomma, è bello come modello Orion. Modello Tropical. Ma Orion è più importante. Già. Orion. Sì. Ora il signore sta pensando, è tornato a guardare, ma c'è mica scritto Orion da qualche parte, no? Ma non c'è scritto Orion, sta tranquillo, ne sono inventato io. Quindi deve tornare al telefono e forse, chissà, ma è carino, si fa portare un Orion e mi rende un Tropical, è bellino, e Tropical se lo tenga lui e mi dia, mi dia l'Orion, no? Non rispondo, ma vi rendete conto quest'uomo qui che traffici sotto sotto fa? Magari anche usata quella che è tutta rotta, la Tropical che mi vuole infilare a me, mentre dice ho dato un Orion, tra quelle belle Orion, tutti sonnini, ma che scherziamo davvero, guarda, non ne vuol sapere, va bene, d'accordo, per carità di Dio, ci penso io. A chi di dovere, faremo presente, non so mica, penso. Andiamo oltre. Addio. Peccato non ha più risposto, perché potevamo fare una bella litigata che sarebbe stata anche liberatoria per lui, oltre che per me. Io mi libero tutti i giorni, c'è problema. La mattina mi libero della merda e poi a mezzogiorno e mezzo fino a l'una e qualcosa, e poi dopo in replica, in replica mi sono già liberato praticamente, libero. Pronto? Dei pensieri. Pronto? Sì, chi parla? Buongiorno signora. Buongiorno. Sono per il trasloco, sono Vandalo Unni dei traslochi Attila. Dico, per il trasloco signora, noi si viene subito. Ma che, da me? Sì. Ma lei si sbaglia, perché no, fra mezz'ora siamo lì noi, eh. Sì, ma lei venga pure, tanto io non trasloco nulla, perché... No, è stato il suo marito, signora. Ma senta, guardi, non mi rompa coglioni, mio marito è 9 anni che è morto, via. Allora è stata una cosa, una telefonata all'aldilà, sì, non lo so. Non dovevo dire il suo marito, non avrei dovuto dirlo, però del resto l'ho detto, che devo fare? È morto a 9 anni, questo ha tagliato la festa ai Toro, no? Sì, effettivamente, che tu lo fa? Il Toro va preso per le corna, no? Appunto. Tu mi resiste sì, una sera maggia, e mo tieno coraggio in me l'assà. Pronto? 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 Chi è? Chi vuoi che sia? Vediamo. Vediamo? Ma io non saprei. E allora nemmeno io. Perché ha sbagliato? No. Io ho fatto degli errori nella vita, ho fatto degli sbagli, ma non questo. Ma ora io... Chi sei? Sono il primo marito di Caterina. Il primo marito di Caterina? Sì, davvero. C'è Caterina? C'è Caterina? Ma lei sbaglia tutto, Ma c'è o non c'è Caterina?
Mi va di salutarla, perché sono tanti anni ormai che... Ma lei chi sarebbe? Io? Io sono il primo marito di Caterina, cioè quello che... molto giovane, lei era giovanissima quando ci sposammo, tanti anni fa. Lei è il secondo marito, vero? Sbaglia tutto, ma chi vuole? Mi fa piacere conoscerla. Lei è il secondo marito di Caterina? Ma mi dica chi è, se no qui chiudo tutto io. Ma chi cerca lei? Sono Adelmo, il primo marito di Caterina. Ma c'è Caterina, che lei non ha mai sposato nessuno, ma che cerca lei? Ma come? Ma lei chi è, il padre di Caterina? Ma io sono il marito che mi è morta la moglie, ma che vuole? Ma scusi, un momento. Ma scusi, lei ma rompe che... l'anima. Scusi, lei è il marito che gli è morto la moglie. Esiste lei, sa? Ma Caterina chi è? Era sua moglie? Era mia moglie. Ma è morta? Sì. Ah, vabbè, okay, non va sapevo. Va bene, niente. Non sapevo, mi scusi. La mia prima moglie è morta. Ma che peccato. Parlo di Caterina... Trovo sempre le vedove, come prima anche ho trovato quella donna, cioè morto a 9 anni, mio marito, parlo di Caterina, l'è morta anche lei. Cioè, insomma, sono proprio un necrofilo. Ho trovato un vedovo, incredibile, un vedovo, bisogna stare alle campane, ho trovato un vedovo, incredibile. Vabbè, però è carina questa idea, no? Ah, sì, quando... risponde un uomo, io posso così ad avere il nome della donna che peraltro è ancora sull'elenco, vabbè, anche se è morta, sono il primo marito. Carina questa cosa, il primo marito. Beh, anche se non è morta potevo essere lo stesso il primo marito, in questo caso sono il primo vedovo, ecco. Dunque ho fatto un altro numero, per carità di Dio, guarda, oggi non si è... pronto? Sì. Parla agonia? Non ho sbagliato il numero. Né agonia? No. Ma dalla voce si direbbe? No. Sicuro? Sicurissimo. Ah, è proprio sicuro? Questa è un'abitazione. È un'abitazione? Sì. Vabbè, signora Agonia. No. È lei? Ha sbagliato il numero. Vabbè, a me sembrava proprio lei, No. Uguale? Ecco, per carità di Dio, la sua voce mi ha in qualche modo suggerito questo appellativo, agonia. Ma si rende conto? Ma via, andiamo, tanto si muore tutti, Ecco, dunque, ecco fatto, ho fatto un altro numero, ma voglio dire, ma Guglielmo Passeri oggi, niente, è proprio il destino che non possa essere chiamato in causa, povero Guglielmo Passeri, nel senso che, cioè, lui vorrebbe entrare, ma i traslochi Attila oggi hanno fatto ben poco lavoro, evidentemente, perché ci siamo buttati su qualche cosa che non so più nemmeno ricordare, ma che ne so, cosa è successo? Di tutto. Ho fatto un altro lavoro. Ho trovato vedove, vedovi, davvero, napoletane, un campionare, qui. Gurella, buonasera. Prego, ha detto? Buonasera. Sì? Buonasera. Vabbè, buongiorno. Ah, buongiorno, come stai? Chi parla? Chi vuoi che parli? Sono, conoscendoti personalmente, ti apprezza molto. Ma... Che ne sai, cioè, una ragazza così bella, una donna così bella, non può non essere apprezzata da chiunque. Ma qui ci si lavora in tre. Allora io penso che sia tu, perché la voce mi ispira tantissimo, credo che sia proprio tu. Non sento niente, perché c'ho il telefono disturbato, ho parlato più forte. Sì, credo che sia proprio tu, quella che dico io. Come ti chiami? Lara. Lara? Sì. Allora sei tu. E dove mi hai visto? E dove mi hai visto? In varie situazioni, in vari posti. Ti ho vista, ma sei stupenda, Lara. Ho dovuto penare parecchio per avere questo numero, per sapere come rintracciarti, ma alla fine qualcuno me l'ha gentilmente fornito. E che è stato? Non te lo posso dire, ho giurato. ho giurato di non rivelarlo, perché altrimenti non me lo dava. E te chi sei? Io mi chiamo Amedeo. Ma dove ci siamo visti? No, non ci siamo visti.
Io ti ho vista, se tu mi hai visto non lo Vabbè, so. Vabbè, dove mi hai visto? Io ti ho vista in diversi posti, ma anche per la strada, così, insomma. Mi hai colpito subito, immediatamente. Cioè, praticamente, io ho visto in te la donna che ho sempre sognato per tutta la vita. Addirittura? Addirittura sì. Scusa, forse ti sembrerà strano che uno ti telefoni e ti dica questo. Ma siccome sono anche un po' timido, no? Mm-hmm. Non sono mai riuscito personalmente a presentarmi così, anche perché avevo paura che tu mi mandassi a quel paese, no? Mm-hmm. Allora oggi non ce la facevo più, ecco, sinceramente ho detto vabbè, la chiamo. Ma scusa, descrivimi se sono veramente io. La descrizione tua è presto fatta. Mm. Tu sei bellissima, sei stupenda. Vabbè, ma se sei stupenda. Che sto io, eh? C'è anche un'altra mia collega che è bellissima. E si chiama Lara? No, vabbè. E beh, allora? Il mio nome te l'ha detto. A me non interessa niente. Io mi sono informato, scusa. Sono riuscito a trovare questo numero telefonico e quindi mi sono fatto dire qualcosa. Ma tu sei di Follonica? Io no, per la verità no. Io ho uno studio. Uh-huh. Però... Io sono uno psicologo, no? Sì, sì. Io sono fiorentino, per la verità, uh-huh. Ma ho uno studio anche lì. E ti dico la verità, insomma, quando ti ho vista, ho detto, sono contento di aver messo uno studio in quella zona, perché ho avuto modo di vedere questa donna che per me... Io ti ho sognata tante volte senza conoscerti. Quando ti ho vista, io ho detto, ma questa persona è quella che ho sempre sognato. Ma proprio sognato di notte, nei sogni veri. Uh-huh. E tu sei bella. Ma oltretutto io, da come essendo uno psicologo, anche dai comportamenti, dal modo di camminare, insomma, da come ti vedo così esternamente, credo di aver capito molte cose di te. E cioè la tua bellezza non è solo esteriore, no? Uh-huh. Ma soprattutto interiore. E il modo come mi rispondi adesso credo che non possa che confermare questa mia impressione. Non hai detto niente di particolare. Eh? No, ma il modo di rispondere, così gentile, così dolce, perché tu sei dolce, sei una donna dolce, non sei una di quelle un po' acide o come si dice, stronzette. No, tu sei molto dolce. Certamente la vita può portare anche a volte a non essere sempre così. Certo. Però per la verità il tuo fondo è dolce e secondo me c'è qualche rimpianto dentro di te. Addirittura qualche rimpianto che riguarda cose che ancora non si sono avverate nella tua vita, cioè tu aspetti ancora qualcosa, ecco. Guarda, non sono un cartomante, eh. Io sono uno psicologo e queste sono delle impressioni, posso anche sbagliare perché chiaramente non ho, come dire, l'infallibilità, però da come cammini, da come ti muovi, da come ti atteggi, così i tuoi lineamenti, la tua espressione, quelle cose che ho potuto fuggevolmente, però abbastanza esaurientemente notare, ebbene tu hai queste doti, però ti manca ancora qualcosa. Poi non so se è vero, però è una mia impressione, insomma. Sì. Questo qualcosa potrebbe essere, dico, sì. L'amore. Potrebbe essere l'amore, perché magari tu hai molte persone che ti stanno intorno, che ti cercano, ma forse il tuo cuore non ha ancora battuto veramente. Forse hai creduto che battesse, ma non ha ancora battuto veramente per qualche uomo, qualche persona. La cosa mi lascia abbastanza perplessa. Perché? Non è una cosa... Cioè... Questa telefonata non credo sia una cosa che capita spesso. No, infatti io ho paura. Mi che... sta squillando l'altra linea. Sì, io ti aspetto in linea. Va bene, grazie. Sì. Da, ra, ra, ra. Ragazzi mia, qui si ritromba, Qui si. Da, di, da, 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 da. Love me tender, love me. Pronto? Pronto? Scusami. No, scusami tu, io sono ancora qui a disturbarti. Mi stavi dicendo che forse quello che ti dicevo io è sorprendente, o no, mi dicevi che queste abbastanza. Telefonate non arrivano, lo so. Infatti io sto temendo che tu la prenda per uno scherzo o qualcosa del genere, ecco, questo non vorrei tu lo pensassi. Ma quello che ti ho detto corrisponde almeno in parte a verità? Ho capito. Eh?
Vabbè, allora la prossima volta che mi vedi presentati. Ho capito, ma c'è qualcuno lì con te in questo momento, vero? No, perché la mia collega, cioè io devo andare anche di là perché ci sono delle signore. Mi dispiace disturbarti, appunto. No, però c'è qualcuno che ascolta che può in qualche modo disturbare. Come? C'è qualcuno che sta ascoltandoci in questo momento? No, perché ci spero sono di no. Tanto la mia collega è scesa. Ah, è scesa? Sì. Ecco, ascolta, io niente, vorrei presentarmi personalmente, perché per telefono certamente sono solo una voce, no? Certo. Ecco, potrei incontrarti? Dipende dove. Dimmi tu, dove, quando, io... è un problema, perché questo fine settimana non lo so se ci sono. Comunque è probabile che il sabato vada al Tartana. Ah, ecco, senti, ma prima, oggi è solamente martedì. Io parto, vado a Tarquinia. Dalla mia amica. Ah, che bello, conosco Tarquinia. Sì. È piena di bellissime tombe etrusche. Sì, infatti. È meravigliosa, complimenti. Quando torni? Non so se torno giovedì o venerdì. E comunque lavoro fino alla sera alle 8. Ho capito. Se noi ci vedessimo giovedì o venerdì, magari la sera andiamo a cena insieme, come ti pare? Ora come ora non so che dirti, perché non so di preciso neanche quando torno. Ho capito. Senti, sabato sei al Tartana? Sì. E posso venire lì? Certo. D'accordo. Va bene. Io mi scuso ancora di averti disturbata. Io ti amo. Ciao. Addirittura sì. Ciao. Allora, Tartana. Facciamo anche pubblicità. Sabato si tromberà. E invece resto qua. Peccato. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. So che mi sollazzo, non mi rompete il...